Alle 10:28 il Pegaso del 118 della Regione Toscana atterra a Selvapiana. Ad attenderlo due squadre dei Vigili del Fuoco, del Comando di Campobasso e una pattuglia della Municipale. Pochi minuti e dal Cardarelli arriva l'ambulanza con un paziente affetto da Covid che ha bisogno di terapia intensiva. A Tappino non c'è più posto, sarà affidato alle cure dell'ospedale della Misericordia di Grosseto, centro Covid dell'ASL Toscana Sud-Est, insieme ad Arezzo. Il comandante Marcello Cardillo, che ha portato in Molise medici e infermieri, insieme al copilota Francesco Bellovino, prevede un viaggio di un paio d'ore. Stiamo aspettando il paziente, una volta imbarcato partiremo per Grosseto, che dovremmo raggiungere, se non ci sono problemi, entro un'ora e mezza, un'ora e quaranta più o meno. Senta, sull'elicottero quante persone ci sono? L'equipaggio da quante persone è composto? Oggi siamo in quattro, quindi siamo pilota, copilota e medico infermiere. Quando ci sono questi trasporti Covid non portiamo personale non necessario, quindi il tecnico e il soccorso alpino non vengono mai. Ne state facendo molti di viaggi in questo periodo? No, un po' diminuito. Non è la prima attivazione della CROSS da parte del Molise da 10 giorni a questa parte. Posti letto saturi al Cardarelli, hub per il Covid, difficoltà molto serie al Sant'Timoteo che prova a reggere l'onda d'urto della variante inglese e di fatto è oramai ospedale Covid. Il veneziale ora inizia a scricchiolare fortemente. Non solo l'assistenza al SARS-CoV-2 è andata in crisi, anche quella per le altre patologie. Poche ore prima dell'elitrasporto in Toscana, un trasferimento a Roma non per Covid. Comunque per assistenza sanitaria che il Molise in questo momento non riesce a garantire. Ingolfata l'area medica è però la terapia intensiva la vera spia di una difficoltà sempre più evidente. Sulla carta più di 30 posti di rianimazione disponibili, in realtà dal 12° paziente si attiva la centrale di soccorso interregionale. Un equivoco che da mesi si chiede di sciogliere, un numero che sembrava potesse diventare più realistico con i famigerati e contestati moduli removibili. Il commissario straordinario Arcuri, rispondendo al collega commissario della Sanità Giustini che chiedeva di svuotare il Cardarelli dagli affetti dal virus o al contrario dedicarlo solo a loro, scrisse a metà gennaio che entro la fine di quel mese sarebbero stati allestiti e avrebbero garantito 26 posti totali nei pressi dei 3 ospedali regionali. Il 18 febbraio non sono pronti nemmeno i primi 10 al lato del Cardarelli, né moduli né container, che dir si voglia, i posti ancora non ci sono. Non ci sono quelli dei privati, anzi nella riunione col presidente Toma e i sindaci della zona rossa è venuto fuori che 4 terapie intensive del Gemelli sarebbero già occupate da pazienti affetti dal virus che evidentemente non sono quelli trasferiti dall'ASRE ma al vicino centro della Cattolica. Fra liti e dissidi, scontri sulle scelte fra struttura commissariale e azienda sanitaria e fra gli stessi commissari, non ci sono ancora soluzioni alternative al momento. E così, dopo un anno di enormi sacrifici e professionalità dedicati ai pazienti Covid, il Cardarelli è costretto a chiedere quasi ogni giorno ormai aiuto fuori regione e trasferire i suoi malati altrove, come avveniva a marzo e aprile agli ospedali della Lombardia. L'equipe del reparto di rianimazione, diretto da Romeo Flocco, affida il paziente ai colleghi della terapia intensiva di Grosseto, guidata da Danilo Tacconi. Dottore, ce ne saranno altri? Ci saranno altri trasferimenti? Dottoressa, ci saranno altri trasferimenti? Medici e infermieri rientrano nell'ambulanza e aspettano che il Pegaso sia in volo, rotta verso la Toscana, per ripartire. Sembra proprio quella donata dal gruppo consiliare regionale dei 5 Stelle il 22 dicembre 2018 all'azienda sanitaria. La scritta non c'è più, sembra però proprio quella, anche visto che la sanità pubblica molisana non aveva mezzi per il trasporto Sten. Al netto della grande utilità del regalo, che oggi sarebbe conclamata, ci fu allora un po' di imbarazzo nel riceverlo dagli allora vertici dell'ASREM per rispetto nei confronti del governatore Toma, che era stato appena esautorato dalla gestione della sanità. I pentastellati infatti l'avevano da poco commissariata del tutto, scegliendo un esterno e non il presidente. 2 anni e poco più, che sembrano una vita. Di mezzo c'è stata la pandemia e un'organizzazione sanitaria del Molise che si è fatta travolgere.